Direttore sanitario, gli attuali vaccinati nella provincia di Teramo? Ma abbiamo superato le 200.000 dosi, quindi siamo al 66,34% di prima dose. E mi sembra un ottimo risultato. Diciamo le categorie che stanno un po' più indietro sono i 20-29 e i 17-19, sui quali ci stiamo concentrando in questi giorni, perché vogliamo farci trovare pronti per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Ecco, appunto, c'è la problematica relativa a questa variante Delta che sta contagiando soprattutto i giovani. Perché non sono vaccinati? E questa è la risposta? Ma sì, perché diciamo si sono vaccinati meno. È chiaro che il virus circola tra di loro, anche se poi diciamo, come dire, i ragazzi non vengono interessati dalla malattia. I ricoveri che abbiamo sono persone che hanno un'età più avanti e che comunque o non sono stati vaccinati o hanno fatto una dose sola. L'obiettivo appunto è questa categoria e più è c'è andare a recuperare quel personale docente e non docente che non si è vaccinato. Quindi farete degli open night, open day, come si era parlato? Gli open night di fatto li stiamo già facendo, perché vacciniamo sulla costa fino alle 23.30, 23.30. È chiaro che se si dovrà fare una notte bianca la faremo, un'attività diciamo straordinaria. L'importante è convincere i ragazzi a vaccinarsi, che lo facciano di giorno, che lo facciano di notte, l'importante è che si vaccinino. Senta, quindi arriveremo a questa famosa immunità di comunità, può essere come la chiamano, immunità di gregge, ad agosto, a settembre? Dobbiamo capire qual è il target che il governo ci vuole dare. Noi attualmente, secondo la nostra proiezione, la di Teramo arriverà al 74% a fine agosto. È chiaro che poi c'è tutto ancora settembre da poter utilizzare per la vaccinazione, riteniamo di raggiungere l'obiettivo che il governo si darà. Senta, sull'efficacia dei vaccini, si parla tanto del Pfizer e dell'AstraZeneca, come stanno le cose? Soprattutto chi completa il ciclo vaccinale è al sicuro? Fino ad oggi i dati ci dicono che chi completa il ciclo vaccinale è al sicuro. Ripeto, fra i ricoverati abbiamo persone che hanno fatto una dose sola o non hanno fatto nessuna dose. Quindi la vaccinazione non ti impedisce di incontrare il virus, però ti impedisce che tu faccia la polmonite. Questo credo che è l'aspetto più importante. Ora che poi il Pfizer copra un po' di meno in termini temporali, per cui c'era bisogno di una terza dose rispetto all'AstraZeneca, ma ripeto, tanto comunque questa è una vaccinazione che non finisce qui. Nel tempo bisognerà continuare a vaccinarsi, così come avviene anche per le altre influenze. Ci vacciniamo una volta l'anno.